Il controllo del territorio, ovviamente il controllo della velocità è la mansione principale della Polizia Stradale. Il controllo del territorio per evitare ovviamente che chi va a una velocità di molto superiore a quella consentita possa creare problemi. Oggi siamo sulla strada provinciale 8, quella che collega praticamente la Val Vibrata con il mare, con la costa, e la Polizia Stradale di Teramo e Giulianova sta effettuando un controllo della velocità. Allora, dottoressa Panella, perché questa posizione e cosa state utilizzando? Sì, la Polizia Stradale, come ha detto lei, ha la funzione di prevenire e reprimere condotte di guida pericolose. Sicuramente la velocità è una di quelle condotte pericolosissime, soprattutto per le conseguenze che la velocità può avere sulla sinistrosità. Quindi facciamo dei controlli periodici su tutte le strade statali e provinciali della provincia di Teramo e oggi ci troviamo su questa strada provinciale, rientra nell'attività quotidiana, ecco, della Polizia Stradale. Controllate solo le strade provinciali e statali o avete anche diritto di controllo anche sui territori comunali? Beh, sicuramente il diritto di controllo c'è su tutto il territorio nazionale, però la Polizia Stradale è la specialità della Polizia di Stato deputata alla grande viabilità, quindi soprattutto autostrade, strade statali e provinciali. Siamo su una provinciale, abbiamo detto, ovviamente siamo d'estate, quindi intensificherete magari i controlli perché la mobilità su gomma aumenta soprattutto per raggiungere le località di vacanza, le località di mare, anche per i pendolari soprattutto. Sì, infatti, proprio per consentire un maggiore controllo, ma anche un'attività di prevenzione, la Polizia Stradale intensifica i servizi nel periodo estivo, soprattutto verso le località turistiche. I limiti di velocità sono diversi, cambiano a seconda di dove ci si trova e cambiano soprattutto a seconda della tipologia di strada che si sta percorrendo. Questa è una provinciale, qui il limite, visto che non siamo in un centro abitato e poi vedremo quali sono le zone che possono essere definite come centro abitato, qui il limite di velocità quant'è? Allora, questa è una strada extraurbana secondaria, quindi il codice prevede che il limite è di 90 km orari. In questo tratto in particolare il limite vigente è di 70 km orari perché nell'ambito del limite massimo l'ente proprietario della strada, in questo caso la provincia, può fissare dei limiti diversi, inferiori, in funzione di particolari condizioni che magari possono limitare la visibilità. In effetti prima di questo tratto di strada c'è una curva e quindi la curva sappiamo che limita il campo visivo degli utenti, pertanto il limite è 70 km orari. Sulle strade statali il limite è lo stesso? Non è una questione di strade statali o provinciali, la suddivisione si basa sulla tipologia delle strade, quindi abbiamo le autostrade dove il limite è 130 km orari, abbiamo le strade extraurbane principali tipo la Teramo Mare, quindi che analogamente all'autostrada è una strada a doppia carreggiata per senso di marcia, però a differenza dell'autostrada non ha la corsia di emergenza, quindi ha una minore sicurezza rispetto all'autostrada, quindi il limite di velocità è 110, inferiore rispetto al limite dell'autostrada. Poi abbiamo le extraurbane secondarie, come questa strada sulla quale stiamo lavorando, il limite è 90 km orari. Che crolla poi quando si è in presenza di centri urbani. Allora, che cosa si intende per centro urbano? Cioè, dove all'interno il limite di velocità è di 50 km orari? Il centro urbano è delimitato dal cartello stradale tipico dell'inizio del comune, quindi laddove si trova il cartello Teramo o di qualsiasi altra città si entra in ambito urbano. Il limite diventa di 50 km orari per motivazioni intuibili, si è in presenza di incroci, si è in presenza di attraversamenti pedonali, si è in presenza di scuole, quindi è necessario assolutamente limitare
la velocità e comunque sui conducenti grava in ogni caso l'obbligo di moderare la velocità quando si è in presenza delle condizioni che ho appena descritto. Quindi nonostante in ambito urbano il limite massimo è 50 km orari, se ci troviamo nei pressi di una scuola o dei pressi di un attraversamento pedonale, il conducente è obbligato a moderare e a diminuire la velocità. Cambiano ovviamente le velocità massime a seconda delle condizioni della strada e anche le condizioni meteorologiche, perché in caso di pioggia si abbassa questo limite automaticamente senza bisogno che sia segnalato dalla segnaletica verticale. Sì, in caso di pioggia in autostrada il limite da 130 diventa 110 e nelle strade extraurbane principali da 110 a 90. Questi sono i limiti massimi, salvo poi l'obbligo di moderare e adeguare sempre la velocità a quelle che sono le condizioni. Quindi alle condizioni di visibilità, le condizioni della viabilità, l'intensità del traffico, le condizioni meteorologiche. Ovviamente se si è in presenza di curve, dossi, come ho detto prima, attraversamenti pedonali, scuole, incroci, si ha proprio l'obbligo di diminuire la velocità. Nel caso in cui questo obbligo non viene osservato, si incorre in una sanzione che prevede anche la decurtazione di un punteggio pari a 5 punti. Il controllo che state effettuando oggi è con questo strumento che è il famoso telelaser. Allora, come funziona e a cosa serve? Sì, il telelaser è uno degli strumenti di controllo elettronico della velocità in dotazione alla Polizia Stradale. Abbiamo infatti il telelaser, l'autovelox, poi c'è il famoso tutor in ambito autostradale, poi c'è anche un sistema mobile definito Provida che è montato sulle autovetture della Polizia Stradale, alcune autovetture. Il telelaser, così come tutti gli altri sistemi, si basano sul principio della fisica che la velocità è uguale spazio fratto tempo. In particolare il telelaser si fonda sulla velocità del raggio laser che viene puntato sull'autovettura in avvicinamento o in allontanamento, quindi il tempo percorso da questo raggio laser per puntare l'autovettura e tornare indietro misura la velocità del mezzo. In una certa distanza, ovviamente. Ad una certa distanza, esatto. La distanza, questa strumentazione qua, riesce a rilevare la velocità fino ad un chilometro di distanza. Sciogliamo il dubbio su quella che è un po' una leggenda metropolitana, cioè che questi strumenti vengano tarati in maniera superiore a quella che è la velocità consentita. No. No, lo strumento viene tarato in funzione del limite della velocità presente sul tratto di strada su cui si sta lavorando. Ovviamente, così come previsto dalla norma, l'operatore, una volta accertata la velocità, applica la tolleranza del 5% sulla velocità rilevata. La differenza tra il telelaser e l'autovelox? Dunque, la differenza si basa soprattutto sulla possibilità di contestazione immediata. Infatti il telelaser consente di visualizzare la velocità del mezzo in avvicinamento, mentre l'autovelox, che comunque rileva la velocità del veicolo al passaggio davanti alla strumentazione, consente di rilevare la velocità nel momento in cui il veicolo è già transitato, per cui non si ha la contestazione immediata, se non attraverso una seconda pattuglia posizionata a valle, altrimenti non è possibile. Poi lei diceva e parlava dei tutor, quelli che sono stati posizionati in autostrada. Allora, come funziona il tutor? Il tutor è veramente una modalità innovativa di rilevamento della velocità, in quanto il tutor, sempre con lo stesso concetto che ho appena detto, quindi spazio fratto tempo, rileva la velocità media. Perché? Perché rileva una velocità tenuta dai veicoli che transitano lungo un tratto di strada molto ampia, quindi dai 10 ai 25 km orari. Ci sono due postazioni, due portali, che il portale A rileva la velocità al passaggio del veicolo, il portale B alla fine del passaggio di quello stesso veicolo.
calcolando in tal modo la velocità media. Quindi si evidenzia un comportamento nel tempo, non è una velocità istantanea, quindi non si ha più neanche la giustificazione di dire no, è stato un momento che ho superato il limite, perché con il tutor non è un momento ma è un tempo lungo, il tempo di percorrenza dai 10 ai 25 chilometri. Occupiamoci adesso della parte più dolorosa, vale a dire le sanzioni. Sì. Allora, quali sono le sanzioni, quali sono i provvedimenti per chi ovviamente viaggia ad una velocità superiore a quella consentita? Ci sono degli scaglioni? Sì, esatto, l'articolo 142 del codice della strada prevede 4 fasce. Una prima fascia per chi supera il limite di velocità di non oltre 10 km orari. In questo caso c'è una sanzione amministrativa di tipo pecuniario, quindi da un minimo di 38 euro. La seconda fascia è per chi supera il limite tra i 10 ma non va oltre i 40 km orari. In questo caso abbiamo ugualmente una sanzione amministrativa pecuniaria e la decurtazione di 5 punti, la sanzione amministrativa è di 155 euro. Poi abbiamo la terza fascia per chi supera la velocità, il limite di velocità consentito di oltre i 40 km orari ma rimanendo entro i 60 km orari. In questo caso aumenta la sanzione pecuniaria, arriviamo a 370 euro, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi e la decurtazione di 10 punti. Infine l'ultima fascia che è stata introdotta con il pacchetto sicurezza del 2009 è per chi supera la velocità di oltre 60 km orari, quindi è un superamento notevole del limite di velocità e in questo caso aumenta ancora la sanzione pecuniaria, arriviamo a 500 euro, e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, 10 punti di decurtazione. C'è una cosa importante da aggiungere, che tutti i controlli che voi effettuate, sia in autostrada con il tutor, sia sulle strade statali, provinciali, comunali, come in questo caso, devono essere tutti segnalati, cioè il cittadino deve sapere che in quel tratto di strada si sta effettuando un controllo della velocità, insomma non sono degli agguati. No, assolutamente non sono degli agguati, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa questi controlli vengono preavvisati attraverso dei pannelli posti anticipatamente rispetto alla località in cui si sta effettuando il controllo. Il preavviso è obbligatorio, viene dato in autostrada e in tutte le strade in cui si effettua il controllo. Il pannello deve essere messo comunque ad una distanza che non superi 4 km rispetto alla località del controllo e nel caso in cui ci sono intersezioni stradali, proprio per garantire la trasparenza, deve essere poi dopo l'intersezione ripetuto. Una cosa importante secondo me va aggiunta, il fatto è che non si vuole effettuare una repressione o colpire in maniera discriminata, qui si tratta magari di tutelare, no, la sicurezza di tutti. Sì, i controlli sulla velocità vengono proprio fatti con questa finalità, una finalità soprattutto di prevenzione. Per far capire che purtroppo la velocità, se nella maggior parte delle volte non è la causa primaria dell'incidente, perché magari la causa può essere una distrazione oppure essersi messo alla guida non in perfetta efficienza fisica, però la velocità incide notevolmente sulle conseguenze dell'incidente. Un incidente diventa più o meno grave a seconda della velocità a cui procede il veicolo coinvolto nell'incidente stradale. Anche perché all'aumento di velocità raddoppia lo spazio di arresto del veicolo stesso e ciò che interessa onde evitare l'incidente è proprio la capacità del conducente, che ha un obbligo giuridico di arrestare il veicolo stesso nel momento in cui si verifica un pericolo, un intralcio improvviso.
Quindi collaborazione tra chi viaggia e voi che controllate. Sì, noi che controlliamo chiediamo proprio ai cittadini, per il rispetto della propria ed altrui incolumità, di essere al volante in maniera consapevole, rispettando quelli che sono gli obblighi del codice, perché di fronte al rispetto di un obbligo c'è la possibilità, anzi viene garantito il diritto di tutti a circolare liberamente, mantenendo la propria e d'altrui incolumità. Collaborazione da parte di tutti, ma anche alla fine una sorta di coordinamento tra tutte le forze preposte al controllo del territorio. Sì, infatti nell'ambito della provincia di Teramo la prefettura ha dato piena attuazione a quella che è la direttiva Maroni emanato lo scorso anno. Nell'attualità tutti i servizi di polizia, di controllo elettronico della velocità vengono coordinati e comunicati alla sezione polizia stradale, che è l'organo tecnico della prefettura in tema di viabilità e sicurezza stradale, e la locale sezione di polizia stradale valuta i vari servizi di controllo elettronico della velocità, in modo da evitare il sovrapporsi di servizi nel medesimo tratto di strada, e sicuramente orientando i diversi servizi di controllo elettronico della velocità su quei punti della viabilità teramana più critici dal punto di vista della sinistrosità. E quindi sempre nel rispetto della trasparenza, perché si vuole prevenire e soprattutto ci si aspetta collaborazione da parte degli utenti della strada. Quindi ecco, dire c'è più sicurezza insieme non è solo uno slogan, ma è veramente un principio importante, perché i singoli controlli non perdono di efficacia se poi non seguono dei comportamenti duraturi e continui.